Benvenuti a Radio Design. Io sono il brufolo che vi esce sulla faccia quando dovete uscire con quello schianto che avete conosciuto dal fruttivendolo, Simone Fucchi, e sono sempre qui con la mia amichetta Eleonora Baiocco, la Winx che hanno scartato prima dell'inizio della serie, e l'immancabile Zio Nicola, sempre più affascinante, non si sa come mai, per una nuova sfavillante, stupidissima puntata di Detti Gem, l'unico podcast al mondo del bosco di tutti i 100 acri, che vi svela tutti i segreti più succulenti, gustosi, healthy food, healthy life del mondo dei dischi, delle copertine, delle canzoni, di tutto quanto. Oggi però, visto che è San Valentino, non parliamo di musica, ma parleremo di religione. Non c'è nessun collegamento, questa cosa non c'ha senso, però parleremo di religione. Preghiamo insieme. Ave Jimi Hendrix, che sei nei cieli, sia glorificata la sua chitarra. Basta stronzate. Oggi rendiamo grazie alla meravigliosa Jimi Hendrix Experience. Ma Eleonora Baiocco Winx scartata dalla crew. Non ce la posso fare. Apri la grande Bibbia della musica e parlaci un po' di questo gruppo sfavillante. Grazie Simone, ho chiamato anche Fatucchi per gli amici per avermi affidato questo terribile compito, quindi cercherò di essere il più breve possibile, anche se non potrò essere breve. Il dono della sintesi non è tra le tue corde, diciamo. No, perché chiacchiero. Dai, muoviti. Quindi, allora, oggi parliamo della Jimi Hendrix Experience. Allora, la band si formò grazie al batterista, sì, al bassista degli Animals, che c'è? Al bassista degli Animals, Chas Chandler, che praticamente notò Hendrix suonare in un locale negli Stati Uniti e lo convinse a volare fino all'Inghilterra, ultimamente sempre a Londra, dove praticamente conobbe il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell, con i quali formò appunto la Jimi Hendrix Experience nel 1966. Era molto poco egocentrico questo signor Hendrix, da solo il suo nome a un gruppo, però dopo. Vabbè, perché su, la maggior parte della gente, scusate se dico questa cosa è terribile, ma conoscono solo Hendrix, altri li ignorano, quindi... Comunque, nel 1967 pubblicarono il loro primo album, intitolato Are You Experience, che praticamente gli aprì le porte del successo, tanto mani. Cioè, ora, adesso, veramente, il loro primo, diciamo che si esibirono nel giugno dello stesso anno, niente che po' di meno che al Festival di Monterey. Oh my God. Cioè, capito, questi siamo usciti adesso, già famo i Big Money, dove praticamente l'esibizione storica di Hendrix, dove diede fuoco alla sua bellissima Stratocaster, che a distanza di tutti questi anni noi ancora ci chiediamo per quale motivo gli hai dato fuoco. Perché c'hai i soldi. Ma non penso, però ha fatto bene, eccetera, eccetera. Comunque, come succede nella maggior parte dei casi, a un certo punto che succede il drama! Perché dopo appunto 3 album di successo quasi planetario, eccetera, eccetera, Hendrix decise che non gli andava più di suonare con questi suoi 2 nuovi amichetti e decise di sperimentare delle sonorità più innovative. Chissà come lasciò Mitch e Noel da soli sfasciando l'Experience. E altra domanda. Che simpi. Perché? Chiediamoci perché rispondete la signora per strada, cerca di rispondere ma noi non la sentiamo, però non importa, quindi la bacchetta magica. La bacchetta magica si dà le nostre risposte. Esatto, grazie della risposta. Comunque il nostro amico Blaster, dato che noi sappiamo cose che voi non sapete, infatti Blaster era il soprannome da bambino di Hendrix. Ma tipo pistola d'acqua Blaster. Vabbè. Non lo so, è carina sta cosa perché noi lo sappiamo, no? Formò di nuovo una nuova band chiamata Band of Gypsies. Il nome, che era formata da Billy Cox al basso e Buddy Miles alla batteria. Questa nuova formazione venne presentata per la prima volta, mentre li toccavano tutti proprio piano, al Festival di Woodstock nel 69. Me coglioni. Dove ci fu un'ennesima esibizione storica di Hendrix, dove dimostrò le sue mitiche, fantasticose, meravigliose abilità da chitarrista, reinterpretando l'inno nazionale statunitense come una forma di protesta contro la guerra in Vietnam. Veramente ribelle, proprio. Yeah. Punk. Esatto. Io comunque dovrei aver finito di dire queste cose, spero di essere stata il più breve possibile. Sei stata orribilmente brava. Davvero, grazie. Perché cioè, la tentazione di stare qui a chiacchierare le ore per me è tanto forte, perché mi dà gusto rompete le scatole. Lo stai facendo. La gente che ti ascolta. Lo stai già facendo. No, basta, mi chiedo, ciao. Ma ora passiamo all'album. Allora, cerchiamo di ristabilire l'ordine universale. Ah. Abbiamo nominato 72 band diverse, ma oggi parliamo della Jimi Hendrix Experience, in particolare del loro secondo album. Che è ovviamente qua dietro nascosto, perché ve lo faremo vedere dopo. Ci sono. No, Nicola, non farlo. No, yeah.
si chiama Axis, Bold as Love, ed è stato pubblicato nel 1967 a dicembre. Questo album dicembre, se non sbaglio. Wow, come sei informata. Oddio, ebbe ovviamente un grande successo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, proprio international. E è stato scritto tra il maggio e l'ottobre dello stesso anno. E è un album in cui si sperimentano nuove sonorità, nuovi strumentini, nuove musichine, tutte cose nuove, tutte molto cose fatale, nuove. Giusto? E, ma visto che ci sono queste sonorità spumeggianti, molto innovative, esatto, molte canzoni non vengono mai riprodotte e performate live, perché appunto sono troppo stranette, tutte robe strane che non si potevano rifare dal vivo, ma erano molto fake queste persone comunque. Ma non è vero. Per quanto riguarda le canzoni, voliamo moltissimo, perché... è vero, oggi se ci ascoltate sedetevi perché vi potrebbe prendere in colpo, è veramente... L'album si apre con una traccia intitolata EXP. Che parla? Di che parla? parla di un ipotetico dialogo tra un DJ radiofonico, Nicola, che sarebbe Nicola, e un alieno venuto dallo spazio, che sarebbe Giacomo, che oggi non c'è, a proposito. Non abbiamo detto che non c'è Giacomo, ma mi sembrava abbastanza evidente, visto questo vuoto esistenziale qui. Ciao Giacomo, rimettiti che sta male, c'ha la febbre. Comunque, andando avanti, questi due tizi chiacchierano, all'improvviso l'alieno vola via, e parte, va via, torna nel suo paese magico. Così, a caso. A caso. La seconda traccia invece è il sequel di questa storiella, proprio come fosse in film. Sto lì, detto, dopo tanti anni torna e vede il mondo sfasciato e dice: non era come ero stato io prima. Esatto, è un po' confuso, ma che è sta roba? Yeah. E quindi ci rimane molto male. E invece, insomma, sta storia finisce qui, così. C'è molta speranza in questa canzone. Invece le prossime tracce, le quattro seguenti tracce, sono piene di magia e possiamo nominare If Six Was Nine, che già dal titolo possiamo immaginare quanto sia fatata, che è il brano più psichedelico e lungo dell'album. Poi You Got Me Floating, che merita quattro parole, giusto perché è giusto, perché è una cosa molto... C'è un assolo di chitarra assurdo registrato al contrario, proprio erano molto punk anche queste cose. E infine... Le ultime tracce si distinguono per sempre i fateggiamenti musicali, chitarristici di Hendrix e per il pedale wah wah, fammi il wah wah, 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 wah. Ma ora sguinzagliamo le nostre capacità da graphic designer e parliamo della cova. Della cova, che possiamo vedere in questa bellissima immagine molto grande, molto visibile. Sì, esatto, occhi. Perché purtroppo la Baiocco Records non ha questo album originale. Scusate. Il budget è molto basso. Chiedo scusa ai fans. Oggi mettiamo insieme tutte le nostre conoscenze apprese nelle precedenti puntate. Infatti la copertina di oggi presenta elementi fotografici, illustrativi e grafici. Scusa, la bacchetta che ce la fa se te ce sta davanti. E ovviamente anche molti incantesimi magici all'interno di questa copertina. Le fotografie... le fotografie presenti nella copertina... Sposta il computer, no, per favore, così i nostri fans possono vedere la copertina. Le uniche foto presenti nella copertina presentano i volti di Mitch, Jim la conoscete. E Noel. Sì, tutti quanti. Che vennero scattate dal fotografo Carl Ferris. Illustratori e grafici quali Roger Lowe e David King. L'elaborazione fa sì che il volto di Hendrix venne messo al centro, proprio molto, molto poco egocentrico, come al solito. E gli altri due sfigati... ai lati, quasi invisibili, perché non erano importanti per nessuno. È vero, sono quasi invisibili. Guarda, neanche... E intorno a loro c'è una miriade di creature fantastiche che sputano il fuoco, c'hanno la faccia dei leoni, facce dei serpenti, c'hanno mille braccia, mille occhi, e qualche figura femminile che non guasta mai. Giusto? Eleonora, hai questo coraggio? Scusa. Andiamo avanti, allora. Scusa. Nella parte superiore, vediamo... molto psichedelico, di colore arancione e rosso. E all'interno di questo bel solino c'è il titolo dell'album, scritto con una scritta sanscrita molto indianeggiante, Kapoor, jalala, shakalaka boom boom. E nella parte invece inferiore, tra appunto il titolo e i tizi magici, ci sono sette serpenti, sette teste di cobra. Non si sa perché hanno messo sti cobra. No, dillo, perché è una copertina che è ispirata a cosa? Diccelo. Come si chiama questa copertina? Gesù, perché? Allora, dici perdonami. Dicci il nome. Lo dico io. Virat Parushan Vishru. Molto semplice la pronuncia anche in questo caso, visto che si tratta di indianeggiante lingua hindi.
E quindi sì, se voi andate a controllare su Google, lo googlate, questa, questa opera indiana è praticamente identica a questa cover, cambiano solo le facce dei personaggi, altrimenti sono proprio uguali. Un'altra cosa molto particolare di questa cover, come potete vedere grazie al nostro cameraman, è che la copertina si sviluppa in verticale perché è divisa in due parti. La parte superiore, ovviamente, è la parte visibile. Abbiamo il cameraman. È la parte visibile della copertina, mentre quella sotto è il retro. Quindi, quando si apre, l'immagine si completa. E nella parte inferiore possiamo vedere delle donne armate che, secondo le dicerie popolari, sarebbero le groupies che seguivano la band fino in capo al mondo e sgozzavano tutti gli haters. Ma queste sono solo dicerie, quindi vabbè, noi non... mettesi a parlare delle groupies di Jimi Hendrix, è veramente scandalo, però chiusa parentesi. Andiamo avanti. Ultima chicca di questa copertina, che aprendola potete vedere all'interno l'immagine originale, senza fateggiamenti, senza indianeggiamenti, senza argigogolini colorati, l'immagine originale dei revolti dei musicisti. Ma oggi siamo talmente tanto professional che parliamo addirittura, pensate, del naming di questo album. Eleonora, sei piena di risorse, parlaci del naming, per favore. Ovviamente voi senza di me sareste persi in un mare. Saremmo felici, più che altro. Cavete. Guarda, la porta è aperta, vola via, ti do anche la bacchetta. Quindi appunto oggi spicchiamo il volo altissimo, proprio la luna. E quindi, come ha detto il Fatucchi, parliamo del titolo dell'album, cioè Axis Boulders Love, che noi, dato che siamo così buoni, abbiamo anche tradotto, perché era difficilissimo, ovviamente, significa asse audace come pelato l'amore. Pelato come l'amore. Come Nicola. Allora, perché la traduzione? Perché appunto il concept dell'album ruota intorno al concetto di Axis, cioè asse. Io dicevo sempre, bello sto nome, in un futuro, in un'altra vita, l'asse mi voglio legno. Chiamare, vorrei chiamare asse. Ma l'asse del legno? L'asse del tuo cervello bacato, cattiveria gratuita. Diciamo che appunto questo concept è molto concettuale. È un concept. Quindi quest'asse praticamente separa e delinea l'amore in ogni sua sfumatura. Dato che oggi è il Sant'amore. Il Sant'amore. Quindi l'amore è visto come un ideale che ha bisogno di audacia, capito? Bold, di forza, pazzia mentale, sacrificio, dolore, follia, soffri! Oddio, quanto poesia oggi, quanto esatto, poesia in queste parole! Sì, cioè, così poetico, soffro di queste cose, sono troppo, non lo so, poetiche per me, non sono una persona poetica. Perché sei una persona gelida e fredda, rimarrai sola per tutta la tua vita. Scontenta. Quindi, però, appunto, questo super bellissimo concept non viene utilizzato per realizzare la copertina, perché da voi i grafici, come la storia ci insegna, fanno tutt'altro di quello che gli viene chiesto. Hanno deciso di passare dall'amore alla droga e quindi hanno realizzato questa cosa. No, secondo me quella la usavano anche prima. Giusto. Quindi loro non rappresentano l'audacia dell'amore, ma l'audacia dei musicisti, quindi l'audacia il bold, esatto, è l'ego del musicista, quindi è l'ego di Hendrix, Mitch, che era molto company, poco, era molto esatto, che vengono appunto rappresentati al centro della copertina come delle divinità, in questo caso indiane, anche se il drama ci insegna che Hendrix, insomma, tempo debito gli chiese di insomma rappresentare gli indiani d'America, no, gli indiani quelli dell'India. C'è stato un problema di comunicazione, diciamo, come sempre dovevano venire all'università a imparare comunicazione. Oh signore, che era? Okay. L'hanno appena ammazzato qualcuno per le stronzate che abbiamo detto. Quindi appunto il messaggio che hanno trasmesso i nostri amici graficetti è quello che il rock è un vero e proprio culto. Quindi adesso ferma, che sta fa questa? Ci stanno riprendendo, oddio, ragazzi. Gente, ci abbiamo i followers! Quindi basta, questo è veramente il momento di tendermi la mano perché è importantissimo. Allora, quindi il messaggio è che il rock è un vero e proprio culto, una religione proprio, vera e propria, e che la rockstar ne è il sacerdote. Quindi scusate per la blasfemia pura, ma Hendrix in questa copertina è Dio. Ah, blasfemia! Quindi veramente, a casa mia, entri in casa, c'è la foto di Jimi Hendrix al posto del santino. Quindi io proprio con, non so, il culto del Jimi Hendrixianesimo. Ok, ci può stare. Okay. Ci può stare. Uh-huh. Comunque basta, forse devo smettere. Noi abbiamo terminato di spalle le nostre cazzate, o quasi. Perché? Vi ricordiamo? Perché, esatto, che noi abbiamo appena conquistato, da quante puntate? Sei puntate, tutto il social, tutto. Siamo tutto, infatti, mondialmente popolari su, esatto, tutti i social. Esatto, le sponsorizzazioni, i soldi degli sponsor ci hanno permesso di comprare questa bellissima bacchetta magica.
come potete ben vedere per chi ci ascolta, meravigliosa. E quindi, se volete aumentare i nostri incassi, farci diventare famosi, ci dovete seguire su Instagram, Facebook, YouTube, Spreaker, Spotify, iTunes, Podcast. L'ho detto tutte, gente, ci ho messo 6 volte, però ho imparato. Mitica. E ovviamente anche sui social dell'Istituto Italiano di Design. Però noi la pubblicità la dobbiamo fare a noi. Inoltre, esatto. Se volete consigliarci qualsiasi cosa di cui parlare, sì. O se volete solo dirci che siamo delle merde solo perché siete invidiosi del nostro successo, potete farlo sui cazzabubboli delle domande di Instagram, sui sondaggi che pubblicheremo. E quando mai? Non lo facciamo mai, ma lo diciamo lo stesso. Vabbè, comunque anche se volete venire qua a fa 4 risate con noi, noi accettiamo, insomma, gente. Chi è? Buon San Valentino, ma chi è sto ragazzo? Non lo conosco. Followers! Abbiamo tantissimi followers oggi che, oddio, ci seguono dalla diretta. Come sempre, vi salutiamo dall'Istituto di Design e da Radio Design. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di TTGem. Forse, se tutto va bene, è lunedì prossimo. Non lo sappiamo, per colpa di Nicola. Sempre Nicola incognita. Ci dà buca. Quindi noi diciamo delle menzogne, siamo falsi a dirvi che facciamo le puntate lunedì. Ci vediamo alla prossima petalosa puntata. Bye!